Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi ci interessiamo alle 10 cose che succedono solo in Corea del Sud. Gli alunni studiano troppo. In Corea del Sud, essere studente è un lavoro a tempo pieno. Sin dalla scuola elementare i bambini devono andare a scuola dalle 9 del mattino fino alle 6 del pomeriggio. Inoltre, sono obbligati a fare i loro compiti tornando a casa la sera. Ecco perché non hanno molto tempo libero. Alle medie l'orario va dalle 9 del mattino fino alle 10 di sera. Però la cosa più estrema è che gli studenti al liceo vivono praticamente a scuola. Infatti, a volte, trascorrono fino a 15 ore tra lezioni, attività extrascolastiche, oltre agli studi e alle letture in biblioteca. È per questo motivo qui che sono poco socievoli e trascorrono la maggior parte del loro tempo sui social network. In realtà, sapevi che il 97,7% dei giovani coreani dai 18 ai 24 anni possiede degli smartphone? Ecco perché la Corea del Sud viene considerata come il paese più connesso ad internet del mondo. Ovviamente questa necessità di rimanere a scuola tutto il giorno li renderà più in là, quando saranno un po' più grandi, completamente dipendenti al lavoro. Strane celebrazioni in coppia. Benché anche San Valentino venga celebrato il 14 febbraio e le coppie si facciano regali e si offrono cioccolatini per celebrare l'amore, esistono altre celebrazioni poco convenzionali. Per esempio, la giornata del 14 marzo, detta White Day, è ancora più importante rispetto alla data precedente, perché il marito deve offrire a sua moglie un regalo 3 volte più costoso di quello di San Valentino, che si tratti di un cioccolatino o di una collana di diamanti. Ma se sei single, non preoccuparti, perché i sudcoreani hanno anche pensato una celebrazione per te. Per i single incalliti si tratta del 14 aprile o Black Day, data in cui tutti i single mangiano il Yangnyeongmyeon, un piatto tipico a base di ramen e di una salsa nera, per lamentarsi del loro destino. Parlane al tuo amico single, magari l'anno prossimo si trova una fidanzata coreana carina. È vietato parlare forte, ascoltare musica senza cuffie o parlare al telefono in un trasporto pubblico. In Italia, in materia di silenzio e rumore, non c'è proprio rispetto verso gli altri. Nei trasporti pubblici, dalla metro fino all'autobus, la gente grida vendendo cose, parla al telefono molto forte e a volte ascolta persino musica senza cuffie. In Corea del Sud è completamente diverso. Infatti, è rigorosamente vietato fare rumore nei trasporti. Puoi vedere delle persone mentre ascoltano musica o giocano a videogames, oppure guardare delle serie, ma mai senza le loro cuffie e sempre con il volume basso. A tal punto che in linea di massima i sudcoreani non parlano nemmeno tra loro nei trasporti pubblici, perché per loro il silenzio ha un grandissimo valore e viene considerato come una dimostrazione di rispetto verso gli altri. Non dare un bacio. In Corea del Sud le cose non sono le stesse che in Europa, dove piace a tutti dimostrare affetto, qualunque sia il pretesto. In Europa in generale, quando una donna conosce un uomo o viceversa, è frequente che si salutino con un bacio sulla guancia se la persona che li presenta è un amico in comune. Ah, in Corea del Sud non devi mai farlo, nemmeno pensare di dare un abbraccio, perché troppa intimità può essere mal vista. È piuttosto corretto ed educato salutare o prendere le distanze facendo un piccolo inchino. Non mettere mai i bastoncini nel tuo piatto in posizione verticale. I bastoncini sono posate tradizionali che si usano per mangiare in Cina, in Giappone, in Corea del Nord, in Corea del Sud e in Vietnam. In genere i bastoncini sono fabbricati di legno, bambù, metallo, ossa, avorio e persino di plastica attualmente. È molto interessante sapere che si usavano dei bastoncini d'argento nel palazzo imperiale cinese, in modo da poter individuare un veleno qualunque nei piatti dell'imperatore. Bene, ma manteniamo la storia da parte. In Corea del Sud non devi mai posare i bastoncini in posizione verticale sul tuo cibo, perché ricordano l'incenso dei funerali e dei riti sacri. Metterli in quella posizione viene considerato come una grande mancanza di rispetto. Dipendente alla chirurgia. In Corea del Sud è molto frequente che i genitori offrano in regalo ai loro figli o le loro figlie di 16 anni una chirurgia delle palpebre. Infatti il 50% della popolazione coreana nasce senza la piega della palpebra superiore, il che fa sembrare i loro occhi molto più piccoli. Benché sembri pericolosa, questa operazione è usuale praticamente quanto una sbiancatura dei denti. Ma non è tutto. Infatti i sudcoreani spendono nel complesso qualcosa come 5 miliardi di dollari all'anno in chirurgia plastica e bisogna sottolineare che le ragazze iniziano ad usare il botulino fin dai 15 anni, assicurando loro un buon lavoro in futuro. Ora conosci il loro vero segreto per avere un viso perfetto. È molto semplicemente inquietante.
un supermercato virtuale. Gli oltre 9 milioni di abitanti di Seoul possono ormai fare la spesa senza fare la coda nel primo supermercato virtuale del mondo. La società Tesco ha lanciato questa idea e ha coperto qualche muro della metro della città con dei pilastri e degli schermi, simulando gli scaffali con dei prodotti. Ogni prodotto ha dei codici QR che devono essere scannerizzati da un'applicazione mobile. È molto semplice, scannerizzi ciò di cui hai bisogno andando al lavoro la mattina e la sera tutto è consegnato a casa tua, in tutta comodità. Molto semplicemente geniale. Dei bagni col telecomando. In Corea del Sud i bagni non sono soltanto puliti, ma ti puliscono pure. Oltre a essere semplici da trovare con i loro cartelli attraenti ad ogni angolo, i bagni pubblici di questo paese somigliano a dire il vero piuttosto a un centro benessere. Di sicuro hai già sentito parlare dei gabinetti che fanno scorrere un filo d'acqua quando hai finito di fare i tuoi bisogni. Bene, questi bagni non fanno solo questo, ma puoi anche regolare la temperatura dell'acqua e del water, mettere musica e ci sono persino dei bagni che ti fanno fare dei massaggi. Se pensavi di pulirti bene dopo aver fatto i tuoi bisogni, permettimi di dirti che non sei a livello dell'igiene sudcoreana. Mangiano piovre vive. Esiste un piatto tipico chiamato Sanakiji, il quale non è nulla più che una piovra viva con un tocco di sesamo e olio di sesamo. Per degustarlo è necessario afferrare l'animale con un bastoncino o prenderlo con le mani e masticarlo mentre muove ancora, disperatamente, i suoi tentacoli. Tuttavia questo piatto può diventare l'ultimo pasto di chiunque, visto che i tentacoli si attaccano alla lingua molto facilmente e se la piovra non è masticata bene, il corpo gelatinoso dell'animale può tappare la gola e provocare il soffocamento. Quindi la prossima volta è meglio ordinarlo ben cotto. I bebè nascono con un anno di età. In Corea del Sud tutti sono più vecchi di un anno, infatti l'età è contabilizzata dai 9 mesi che ha trascorso nella pancia di sua madre. Inoltre, se un piccolo è nato alla vigilia dell'anno nuovo, un altro anno verrà aggiunto alla sua età, perché nei loro costumi l'aumento dell'età non comincia dal giorno della nascita, ma dal 1 gennaio. Così, per esempio, se un sudcoreano nasce il 31 dicembre, avrà un anno, poi due, soltanto qualche ora dopo. Cavolo, quando si dice che i bebè crescono troppo in fretta, ancor più in fretta in Corea del Sud. Gli uomini usano il trucco. Il 20% degli uomini usa anche il trucco, dai correttori, gli ombretti, fino agli eyeliner per sopracciglia e gli illuminatori di viso. In realtà in Corea del Sud quelli che lo usano sono considerati complessivamente come più virili di quelli che non si truccano. Inoltre usufruiscono di grandi vantaggi. Ebbene sì, nella maggior parte dei casi un aspetto perfetto garantisce loro un lavoro migliore, perché in Corea del Sud il mondo del lavoro è più competitivo rispetto a qualsiasi regione del mondo. Così non essere stupito di trovare centinaia di tutorial di trucco maschile sudcoreano su YouTube. Degli hotel esclusivi per gli innamorati. Oh sì, questi ultimi sono noti come i Love Hotel e hanno un arredamento super romantico e sono estremamente discreti. Infatti puoi chiedere e scegliere la tua camera in un catalogo digitale moderno, senza dover interagire con i custodi o i dipendenti. Inoltre questi hotel offrono una grande varietà di vestiti per adulti a cui puoi accedere toccando semplicemente uno schermo. I più stravaganti hanno arredamenti di cartoni animati, un karaoke e ovviamente una vasca idromassaggio deliziosa. L'amore è un business eccellente in Corea e bisogna dirlo, i costumi orientali non smetteranno mai di stupirci. Il museo dei water. Mr. Toilet è un parco a tema dedicato esclusivamente alla storia dei water del mondo e dove è possibile vedere delle scene strane e spiacevoli sui dipinti murali e anche su queste statue che disturbano. Qui puoi trovare tutti i tipi di water che sono stati usati nell'umanità, da un foro fisso nel suolo, le latrine, gli orinatoi e i buoni water moderni telecomandati. Ma ovviamente non puoi partire senza aver preso prima un piccolo souvenir a forma di escremento. La cosa peggiore è che questo museo ospita migliaia di visitatori all'anno. Le donne non indossano vestiti che scoprono le loro spalle e la loro schiena. Come sappiamo tutti, la cultura asiatica è molto tradizionale e le donne asiatiche devono sempre essere caste e delicate. Nei paesi asiatici è raro vedere degli uomini voltarsi per guardare le donne ed è quasi impossibile che un uomo manchi loro di rispetto. D'altro canto, per gli asiatici, soprattutto per i sudcoreani, il fatto che le donne indossino vestiti che scoprano le loro spalle o la loro schiena viene disapprovato, ma stranamente non vedono nessun problema nel fatto che le donne asiatiche indossino gonne corte o short. Capirai. È vietato finire di mangiare prima delle persone più anziane di te.
Solitamente, quando mangi in compagnia di altre persone, è frequente che ognuno di voi mangia il proprio ritmo. Alcuni possono mangiare velocemente, altri più lentamente. Però in Corea del Sud sei costretto a mangiare lentamente per far vedere che apprezzi il cibo. E la cosa più importante è che non bisogna mai finire di mangiare prima delle persone più anziane di te che ti accompagnano. In questo modo mostrerai loro rispetto. Erano 10 cose che accadono solo in Corea del Sud. Quale di queste cose ti ha stupito di più? Diccelo nei commenti. A presto!